Immagini che ci proiettano in Lombardia in occasione di una gara riservata alla categoria juniores e come sempre a qualche minuto prima della partenza le squadre sono tutte impegnate a prepararsi, atleti che attaccano il proprio numero sulla maglietta, meccanici che mettono appunto le biciclette, altri che studiano la tattica della corsa. Un momento particolare di tensione, potremmo dire, di una giornata che sicuramente presenta molte difficoltà per chi ha deciso di partecipare a questa manifestazione. È giusto sottolineare che parliamo da Olgiate Molgora in provincia di Lecco in occasione della decima edizione del Giro della Brianza, una gara classica da quest'anno per il ciclismo juniores che ha un tracciato particolarmente severo soprattutto nella sua ultima parte con la scalata alla Colle Brianza. I signori con la maglia di direttore di corsa sono Federico Rocca e Gioacchino Riva, uomini di grande esperienza che spiegano ai direttori sportivi nel tradizionale incontro tecnico prima della partenza il tracciato. E poi ci sono le disposizioni di Giulia da parte del presidente, l'amico Savoldi. Una gara che si presenta tra le più interessanti del calendario e che ha il suo proprio quartier generale presso il centro sportivo di Olgiate Molgora in via Aldo Moro. Sono una novantina gli atleti che hanno deciso di partecipare a questa corsa. Non dobbiamo dimenticare che il Colle Brianza fa paura ai dilettanti dal versante che viene affrontato in questa occasione, figuriamoci agli juniores, quindi atleti che amano la montagna partecipano a questo tipo di gara. Dopo la Colle Brianza ci sarà una picchiata e subito l'arrivo qui a Olgiate Molgora. Avete visto la Deborah Gatti che ci ha salutato. Deborah Gatti è stata per anni presidente della sezione ciclismo della polisportiva Aurora Brianval, società che organizza, e il via invece è stata data dalla sindaco Dorina Zucchi, sindaco appunto di Olgiate Molgora. In totale 110 i chilometri che dovranno percorrere gli atleti, disseminati di piccole asperità, ed ecco che subito si mette in luce Filippo Lorenzi del team Aurora Virtual Image, una squadra sempre molto attiva, i suoi atleti sono sempre all'attacco, e qui vediamo che gli risponde un corridore del pedale castanese Verbania, quel Simone Bacchetta che spesso abbiamo visto in prima fila. Il gruppo però lì è distanziato di poco, c'è molta animazione, vediamo lì davanti una maglia della Bergamasca e una della Bulgaria Sportiva che hanno praticamente forzato l'andatura al gruppo. Sono ancora tanti chilometri da percorrere, ma certamente non bisogna sottovalutare chi prende l'iniziativa in un percorso come questo. Ricordiamo, decimo giro della Brianza, gara per juniores, mentre transita davanti ai nostri occhi per primo Matteo Bellomo della Marianese, un atleta al primo anno nella categoria. Dicevamo decimo giro della Brianza in memoria di Daniela Lombardi, ma si corre anche l'ottavo Memorial Germano Corbetta, una gara organizzata dalla polisportiva Aurora Brianval, sezione ciclismo, presieduta da Marino Sesana. Intanto le immagini ci portano sul tentativo di fuga del corridore numero 75, sempre del team Aurora, compagno di squadra di chi lo aveva preceduto nell'iniziativa, ma ora anche lui appunto in fuga solitaria. Il suo nome è Simone Nespoli. Alle sue spalle vedete il gruppo compatto più che mai nell'attesa di sferrare il contrattacco.
uno degli sponsor principali di questa corsa è la Savelli, macchine per uffici e sistemi contabili di Orsnago in provincia di Lecco, e poi tanti amici hanno dato il loro contributo, come la Auto Cripa che ha fornito le automobili di servizio o l'Auto Cazzaniga. Insomma, un gruppo di aziende e tante altre più piccole che hanno voluto aderire a questa iniziativa che ormai fa parte del DNA della località di Olgiate Molgora da 10 anni. DNA sportivo naturalmente. Il gruppo transita in questo momento davanti al luogo della partenza, dove il pubblico attende con ansia l'arrivo dei corridori. Ed ecco colei che ha condotto la società per diversi anni, Deborah Gatti, con i suoi figlioli, mentre la corsa ci presenta un gruppo di 7 uomini al comando. Sono con il numero 24 Marco Verza della Bulgaria Sportiva in compagnia del suo compagno di squadra Alessio Fornoni, poi abbiamo riconosciuto Valerio Zeffin della Canturino, Luigi Manzolini della Bergamasca, fanno parte del gruppetto Simone Bacchetta del pedale Castanese Verbagna, Francesco Verri del team Aurora e Cristian Belotti della Bergamasca. Il gruppo invece è ancora lì che temporeggia. Hanno sì reagito ai tentativi isolati, ma ora per il momento lasciano andare via questa fuga di 7 uomini. 7 uomini importanti, uomini che vediamo spesso nelle nostre cronache, 7 uomini che ce la stanno mettendo veramente tutta per porre tra sé e il gruppo un vantaggio interessante. Vedete con il numero 69 Filippo Lorenzi, il primo attaccante di giornata, che continua con questa sua grinta nel voler portare avanti questa interessante fuga a 7 uomini. Ricordiamo Verza e Fornoni della Bulgaria Sportiva, poi Zeffin della Canturino, Manzolini della Bergamasca, Bacchetti della Castanese, Verri del team Aurora, così come Filippo Lorenzi. Il monumento all'Alpino ci informa, ci conferma che la corsa sta transitando da Santa Maria Oe, un tratto di strada tradizionale per chi sale o chi scende dalla Colle Brianza. Ma attenzione, perché si stanno accodando altri atleti ai 7 di testa. Abbiamo già visto una maglia della Bergamasca già inserita all'interno di questo gruppo, Michael Marchesi, ma poi ci sono altri atleti. Abbiamo visto con il numero 30 Nicolas Filippone nelle ultime posizioni, poi Ettore Montobbio del Canturino, Marco Ferradini della Energy Team, con il 56 appunto abbiamo detto Michael Marchesi della Bergamasca Asto, e con il numero 8 si è aggiunto anche Michele Trinca della Massì Supermercati di Brivio. Un gruppetto di testa che quindi si è rinforzato ed ora viaggia a tutta velocità, sempre condotto da Filippo Lorenzi, verso la città di Olgiate Molgora, la località da dove è partita la gara. Sono in corso di sviluppo i 5 giri in, diciamo, di pianura, si fa per dire, tra le località di Rovagnate, Bevera, Castello Rovagnate, Santa Maria Oe e Olgiate, e poi ci sarà la deviazione, come abbiamo detto, verso il Colle Brianza, che rappresenta sicuramente la cima coppi di questa corsa. Vedete con il numero 5 nel frattempo il corridore del Club Ciclistico Canturino 1902 Ettore Montobbio, e qui un tentativo di un figlio d'arte, Alessio Fornoni, nipote del famosissimo campione olimpico di Roma, appunto nonno Fornoni. Atleta che gareggia quest'anno per la Bulgaria Sportiva, dopo essere cresciuto ciclisticamente tra le file della Costa Masnaga, società che è impegnata nel mese di giugno nell'organizzazione del meeting nazionale per giovanissimi. Ma vedete che non si impegna più di quel tanto
Alessio Fornoni e addirittura viene superato dai componenti del gruppetto di testa. Abbiamo visto Luigi Manzolini, poi con il 71 Francesco Verri, con l'8 Michele Trinca e qui con il 36, ecco un'altra bella espressione ciclistica della provincia di Como, quel Marco Ferradini della Energy Team, società che ha sede ad Albese, la città dove è nato il grande campione olimpico Casartelli. Ed è proprio questo atleta che prende il largo in compagnia del numero 8 Michele Trinca, i due guadagnano una manciata di secondi e insistono nella loro azione. Una bella pedalata quella del corridore della Energy Team Marco Ferradini, un atleta molto interessante, stanno andando a 45-46 all'ora e vedete che alle loro spalle ci sono altri due corridori, uno è il numero 21 Alessio Fornoni e poi l'altro è un corridore della scuola ciclismo Cene, Loris Cortinovis, mentre il gruppo è distanziato e frazionato. Un vantaggio, quello del quarto di testa, che è comunque molto molto limitato. Abbiamo visto, stiamo vedendo che il gruppo si è diviso in diversi tronconi, questo causa la velocità che viene imposta dai corridori che stanno davanti a tirare. Poi naturalmente anche la discesa ha fatto il suo corso. Siamo in pratica in un momento di particolare attenzione, vedete i quattro stanno per essere raggiunti da un altro gruppetto, staremo a vedere come andrà a finire questo momento così importante per la storia della corsa. E a proposito di storia, cominciamo a dire che nei nove anni precedenti questa gara le vittorie sono andate a appannaggio di Simone Quagliarella, di Marco Corti, Andrea Galluppini, Paolo Locatelli, Olesic Cialli, Raffaele Corbetta, Luca Wackerman, Mattia Vigano e Matteo Spreafico. I più attenti al ciclismo giovanile hanno sicuramente riconosciuto nomi importanti che hanno gareggiato per quanto riguarda la categoria juniores. Alcuni di loro stanno scrivendo pagine importanti anche nel mondo dilettantistico. Ma torniamo alla gara odierna, vedete si è formato un gruppetto in testa con alcuni corridori interessanti, tra cui abbiamo riconosciuto gli uomini della Castanese Verbania con Umberto Barella e Matteo Pepino, poi Marco Ferradini dell'Energy Team, Michael Marchesi della Bergamasca, Davide Belluschi del team Aurora, Nicolas Filippone del club ciclistico cardanese, l'albanese Marildo Zeirai della ciclisti monzesi, poi Gianluca Gallardo del team Aurora, Nicola Anzani della Bulgaria Sportiva, Daniele Arnaboldi della Canturino 1902, Alessandro Botta della Bulgaria Sportiva, Loris Cortinovis e Michele Trinca, entrambi al primo anno, il primo della scuola ciclismo Cene, l'altro della Massi Supermercati, poi già citati Umberto Barella e Matteo Pepino. Ma attenzione perché questo gruppetto che abbiamo nominato fino ad ora, da questo momento, Castello Brianza, inizia la salita del Colle Brianza. Con il numero 22 ha cominciato a cedere il corridore maglia Bulgaria Sportiva Nicolò Anzani, poi è la volta della 47 Elvi Fumagalli della ciclisti monzesi, mentre il gruppetto di testa si allunga notevolmente. Le pendenze sono abbastanza sostenute, ricordiamo che questa salita viene affrontata anche dai dilettanti e sempre qui avviene una selezione, ma come spesso diciamo, quello che conta non sono le pendenze, ma come queste vengono affrontate dai corridori. Comunque è chiaro che qui in testa c'è una forte andatura, ci sono corridori che sono venuti proprio per questo finale e ci sembra particolarmente agile il numero 30, lo vedete inquadrato in questo momento, Nicolas Filippone del club ciclistico
Cardanese, una società varesina. Lui ha fatto l'andatura, ha fatto anche il vuoto, cerca di chiudere il buco con il numero 64 Davide Belluschi del team Aurora, ma noi ora andiamo proprio su questo atleta per proporvi lo stile di pedalata. Ma attenzione, perché qui dalle retrovie, almeno tra i primi inseguitori, vediamo che si propone proprio il numero 23, una nostra vecchia conoscenza, Christian Scerbo della Bugherio Sportiva, atleta particolarmente adatto alle gare di questo tipo. L'anno prossimo passerà tra i dilettanti, già molto richiesto dalle squadre maggiori della nostra regione. Ecco che nel frattempo siamo portati su Nicolas Filippone, che chiede quanto è lunga ancora la salita. Molto, deve pedalare più o meno 2 chilometri e mezzo prima di giungere sul culmine del Colle Brianza. Pedala con molta agilità, soprattutto in questo tratto che ha spianato, e praticamente ora gli inseguitori sono prossimi a raggiungerlo, anche se hanno ancora uno svantaggio di una quindicina di secondi. Insiste in questo tratto più duro, lo vedete il corridore in maglia Club Ciclistico Cardanese, ma poi viene raggiunto ed in contropiede. Ecco l'azione di un corridore della Castanese Verbagna, è il piemontese Umberto Barella che prende largo, supera prepotentemente Nicolas Filippone, che sta per essere raggiunto dai principali inseguitori, tra cui quelli che in precedenza erano suoi compagni di fuga. Pedala bene questo Barella, un atleta che è stato fermo per motivi di salute per diverso tempo. Quest'anno ha corso solo il primo mese, poi ha avuto uno stop ed ora gareggia per la quarta festa consecutiva, quindi un atleta che forse ha conservato un po' le forze, ma è anche un atleta, lo dimostra il passo con cui affronta la parte finale del Colle Brianza, che ama in modo particolare la salita ed è scollinato per primo sul Colle Brianza, lo vedete, ora cambia rapporto e si proietta in discesa. Mancano ormai pochissimi chilometri alla conclusione di questo 10° giro della Brianza, che vuole ricordare Daniela Lombardi e Germano Corbetta. C'è molta gente sul rettilineo d'arrivo ed ecco che con la sua determinazione, soprattutto il pensiero a qualcuno che lo ha lasciato recentemente, va a conquistare così la vittoria davanti a Davide Belluschi, Christian Scerbo, Nicolò Corbetta, Loris Cortinovis e all'albanese Marildo Zeirai, che giunge a 33 secondi. Una vittoria che lo proietta inevitabilmente tra le principali pedine della società pedale castanese Verbagna, un atleta che ha premiato così con una stupenda vittoria in una gara titolata e soprattutto molto dura chi ha avuto fiducia in lui. È il presidente della società ciclistica, polisportiva Aurora Brianval, sezione ciclismo, Marino Sesana, che fa indossare al vincitore la maglia predisposta dal maglificio sportivo Velo Cicli Spreafico, ed applaudire. Avete riconosciuto sicuramente il sindaco Dorina Zucchi, presente a bordo strada proprio per assistere alle emozioni prodotte da questi ragazzi. È giunto così il momento delle rituali interviste. Come è andata la tua gara? Ho provato in salita, subito all'inizio sapevo che dovevo guadagnare un discreto margine per riuscire ad arrivare all'arrivo e ce l'ho fatta, ho preso quei 150 metri ma non conoscevo la salita e quindi sono stato un po', diciamo, al risparmio. Gli ultimi 2 chilometri ho visto che da dietro sopraggiungevano, diciamo che ho avuto anche un po' di timore che mi prendessero, però ho cercato di guardare avanti, pedalare a testa bassa e sono riuscito a vincere. Oggi il tempo è bello, la stagione si è messa finalmente al bello, tu come ti sei trovato con la temperatura, il percorso? Io amo il caldo, infatti
in questi mesi qua, appena c'è qualche corsa in salita, riesco a dare il meglio di me. Le gare precedenti? Ho corso un mese, poi ho avuto, diciamo, un mese un po' di defiance, che non ho toccato la bici, un po' di problemi a scuola, però poi sono riuscito, mi è tornata anche, diciamo, un po' la voglia, un po' di stimoli, allenandomi anche diversamente, e ho iniziato facendo delle cronometro, poi già la seconda corsa la forma è un po' tornata, sono riuscito a fare un settimo nel giro dell'Appennino in Liguria e poi oggi sono riuscito a centrare la prima vittoria. Senti, avevi dedicato dal palco durante la vestizione la gara, fai ancora questa dedica? La dedico a mio nonno, che è mancato 2 giorni fa e per me era davvero una persona importante, però anche tutta la squadra che mi ha dato fiducia e tutti i compagni di squadra. Cosa vuoi? Una soddisfazione notevole, sono contento per l'Umberto, è una cosa bellissima, ma quest'anno non avevamo grandi speranze, però è già il quarto risultato utile che arriva, quindi direi che l'anno prossimo andrà sicuramente meglio. Io devo dire che il bilancio della giornata è estremamente positivo. Per noi poi era la 10ª edizione, la nostra incomincia a diventare una classica dopo la 10ª edizione. Il numero di partecipanti era altrettanto consistente e dunque motivo di soddisfazione, diciamo un bilancio positivo. Il futuro? Il futuro noi speriamo di poter continuare con lo stesso trend che abbiamo sempre avuto, ossia di riuscire a mantenere quantomeno le nostre 4 competizioni per stagione che organizziamo. Speriamo che gli sponsor ci concedano la possibilità di poter continuare a coltivare questa nostra passione, perché senza di loro non possiamo fare niente. Speriamo che ci sia questa continuità. Ci proiettiamo così alle operazioni di premiazione. Abbiamo sentito, oltre al vincitore, Terenzo Baronchelli, il suo presidente, e Marino Sesana, che ha espresso un po' tutto lo spirito di questa polisportiva Aurora Brian Val, sezione ciclismo, società che ormai da 10 anni organizza questo Giro della Brianza. Dopo la premiazione dei primi 3 al Gran Premio della Montagna, eccoci ora invece a quel podio così importante, formato da Christian Scerbo della Bugherio Sportiva, giunto al 3º posto, poi è ora di premiare Davide Belluschi del team Aurora, che ha regolato i primi seguitori di Barella 12 secondi cronometrati dalla giuria, ed è il sindaco, abbiamo detto, Dorina Zucchi, che si impegna nel premiare con medaglia d'oro questi atleti che hanno scritto quest'oggi questa bella pagina di sport a Dolgiate. E poi tanti applausi naturalmente meritati per il dominatore della gara, quell'Umberto Barella, che ancora una volta deve mettere sulle proprie spalle la maglia predisposta dall'organizzazione per ricordargli sempre che lui è il vincitore del 10º giro della Brianza per juniores. Una vittoria importante per la carriera di un giovane, così come lo è stata per tutti gli atleti che hanno vinto fino ad oggi questa manifestazione. Grande festa, grande pubblico, grande gioia, c'è naturalmente il trofeo Camillo Conti alla memoria al direttore sportivo del primo classificato. Vedete che sul palco vanno tutti i componenti del pedale verbanese, è un premio che accomuna un pochettino tecnici e corridori, un premio che dà piena soddisfazione appunto a Terenzio Baronchelli. Poi è la volta dell'assegnazione della Coppa Polisportiva Aurora alla società meglio classificata dei primi 10, quindi al team Aurora, che quest'oggi è stato veramente dominatore in diverse fasi della corsa. Ed infine c'è la vedova di Germano Corbetta, che consegna a Terenzio Baronchelli
un artistico trofeo, e lui che di arte se ne intende naturalmente ne è molto soddisfatto. Siamo alle fasi conclusive di questo nostro servizio da Ogiate Mongola in occasione della 10ª edizione del Giro della Brianza, immagini che ci ritraggono appunto l'assegnazione del trofeo al pedale castanese Verbagna e poi le emozioni che ci ha trasmesso questo ragazzo nel momento della sua vittoria. Da Ogiate Mongola è tutto. MB Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali.